Ciao amici di YouTube, sono qui mimetizzato al verde e all'ombra del mio orto per dirvi che oggi è stata una bella giornata, stancante, ma molto bella, perché come avrete visto da un video che abbiamo pubblicato, mi sono incontrato con Lorenzo di Pipa e Tabacco, un altro canale di YouTube che sicuramente conoscete. È stato un piacevolissimo incontro perché nonostante siamo tutti e due un po' non proprio timidi, ma sì, una punta di timidezza da parte mia sicuramente c'è. Ci siamo trovati molto bene perché è stato più come incontrarsi dopo tanto tempo piuttosto che incontrarsi per la prima volta. D'altronde mai è molto tempo. E ci siamo incontrati appunto per questa giornata a porte aperte della fabbrica Brebbia, che è un paesino vicinissimo al Lago Maggiore. Infatti siamo stati prima a mangiare a Ispra, che è un paese lì sul Lago Maggiore. Casualmente c'era anche un festival dello street food, quindi abbiamo potuto scegliere cosa mangiare, avevamo un'ampia scelta. Il destino ci è stato favorevole. Poi, come avete visto, ci siamo recati a Brebbia, nella fabbrica, e oggi presentava per l'occasione la pipa del 70° anniversario, il tabacco del 70° anniversario e dei sigari a marchio Brebbia di Kentucky italiano dell'Alta Val Tiberina. E i sigari li ho acquistati, sono questi. Si chiamano Brebbia Riserva Speciale. Brebbia riserva speciale, produzione artigianale, due sigari interi, sono di forma bitroncoconica. Non apro il pacchetto perché lo recensiremo in un'altra puntata, però interessante, insomma, il Kentucky dell'Alta Val Tiberina, ho già avuto modo di provarlo in altri sigari della Compagnia Toscano. Insomma, è un buon tabacco. E la pipa del 70° anniversario non l'ho acquistata, ho preferito acquistare questa, che è la Naif Noce, perché questa colorazione noce scura, col bocchino in metacrilato, trasparente arancione, insomma, un bel contrasto che mi è sempre piaciuto e ho preferito acquistare questa. Poi ho acquistato due tabacchi che sono la Tachia Flake numero 9, sempre a marchio Brebbia, e il Balkan by Brebbia. Anche questi sono ancora chiusi, li recensiremo più avanti. Questo è un blend di orientali, Kentucky curato a fuoco, Perique della Louisiana e l'Atakia selezionato, quindi molto interessante. Questo invece è un flake di Virginia e l'Atakia pressati e maturati assieme. Ok, due parole sulla pipa, sono la prima carica, la prima accensione, direi che fuma benissimo. Sto fumando con il Park Lane numero 7, di cui mi ha fatto omaggio Lorenzo di Pipa e Tabacco. Ci siamo scambiati così degli assaggi di tabacco. Fuma molto bene, anche se io non ci ho messo il filtro. Questa è la scatola innanzitutto, con il disegno fantastico del fumatore di pipa nel bosco col bastone della Brebbia. Potrebbe essere un cacciatore, spero di no, perché
perché i cacciatori, anzi è un cacciatore al fucile, sì al fucile è un cacciatore, beh allora insomma i cacciatori, tutto il rispetto per i cacciatori, ma io sto dalla parte degli animali. E questa pipa è fornita con questi filtri Active Eco Al della Brebbia, ha proprio l'alloggiamento, il bocchino per questi filtri. Io non l'ho messo perché mi sono dimenticato e perché non sono abituato a fumare col filtro, però direi che fuma benissimo lo stesso. Bene, avrete sicuramente già visto il video, siamo stati accolti benissimo, c'erano dei rinfreschi, c'era una visita al museo, c'era la visita alle lavorazioni della pipa. È stata una bellissima giornata, interessante, e è stato un piacere conoscere di persona Lorenzo e anche la sua compagna e tutta la sua famiglia. C'era anche suo fratello con la moglie e la figlia. Io ero con mia moglie e i miei due bambini di 5 e 1 anno. È stata proprio una bella giornata. È stata mia moglie, prendendomi in giro, diceva che era il Pipa Day e che noi eravamo i Pipa Boys, al posto che Papa Boys, i Pipa Boys. Vabbè, effettivamente mi sentivo molto un Pipa Boys, ma è stata una bellissima giornata. Ciao a tutti, buone fumate, buona giornata da Moreno.